anche perché un bacio chirurgo, per fortuna. Anche perché, scusami, credo che non sia un'operazione a cuore aperto, però amministrare una città credo che abbia le sue complessità. Complessità, esatto. E quindi avere una persona che sia in grado di riportare dignità al discorso politico e alla politica, io credo che sia fondamentale, perché di politici che raccontano le barzellette e siamo stanchi, onestamente. Quindi il fatto che tu sia in grado di riportare dignità al discorso e alla cosa politica non può che essere un bene. Sì, lo credo anch'io, insomma, le parole sono importanti, no? E se le parole si traducono in comportamenti coerenti e rigorosi, le parole cambiano il mondo. Allora io penso che serva per chi fa vita pubblica, per chi si candida a rappresentare una città e a governarla, che utilizzi le parole per come si deve, coniugando i verbi in italiano, e che cerchi di tradurle ogni giorno coerentemente nei suoi comportamenti. Insomma, la politica non può essere davvero l'unica arte umana nella quale l'incompetenza diventa una virtù. E noi abbiamo invece scambiato il dilettantismo, l'essere un po' naif, ridanciani, raccontare le barzellette per il fare politica in modo più sportivo, allegro e magari utile per i cittadini. Magari è più sportivo e allegro, ma è disutile per i cittadini e distrugge la sfera pubblica in qualche modo. C'è bisogno di tenere separata la sfera pubblica da quella privata, io credo. Naturalmente ognuno di noi produce se stesso anche nella sfera pubblica per il timbro che ha, però non possiamo confondere neanche i linguaggi, perché se no si finisce per parlare nelle istituzioni come se si fosse al bar, e questo produce discredito per le istituzioni e per la politica. Insomma, c'è una forma che è anche sostanza, e io credo passi molto anche per il contegno, per il modo come si ragiona e poi soprattutto ovviamente per come ci si comporta. Tu mi hai detto una cosa, poi farai ovviamente il tuo discorso dove capiremo meglio anche il tuo programma e quindi sarà la parte più seria ovviamente. Mi hai detto fammi queste domande perché sono argomenti che non toccherò nel mio discorso, ovvero parliamo di animali, e l'abbiamo fatto, e parliamo di donne, questo mi hai detto, No, ho capito male, quindi quante donne hai avuto, Samuele? No, no, ma non intendevo questo. Ma no, sbagliato, guarda là, no, delle donne in politica era il discorso, no, ho visto dei movimenti da dietro le quinte, no, era le donne in politica, era questo che mi volevi, devi specificare, quindi le donne in politica. Sì, no, siccome sento che è un tema molto importante della campagna elettorale pistoiese, mi fa piacere di dire che io sono assolutamente convinto che la politica italiana debba sforzarsi di rappresentare di più la società italiana. Un grande partito, un partito riformista che voglia cambiare la società, come è il partito al quale io aderisco, nel quale milito, che è il Partito Democratico, per trasformare la società in meglio deve intanto rappresentarla per com'è. E nella società italiana ci sono più donne che uomini. Allora è abbastanza incredibile e molto poco civile che nella vita pubblica, nelle rappresentanze istituzionali, nei livelli di governo, non soltanto nella politica, perché la classe dirigente non è soltanto il ceto politico, ma nella classe dirigente in genere ci sia un così basso numero di donne, ma anche di giovani, potremmo dire, perché la politica deve rappresentare per questa ragione la società, e per questa ragione io credo sia giusto che le donne abbiano un ruolo crescente nella politica. In un mondo normale non ci sarebbe bisogno di quote. In Italia credo che noi dobbiamo sforzarci, anche con una moderna pedagogia civile, che naturalmente non abbia nulla di paternalistico, di indicare nella classe dirigente una rappresentazione della società più aderente alla società. Ecco, dal mio punto di vista il discorso sulle donne, e forse anche per certi versi sui giovani, potrebbe finire qui. Nel senso che non credo ci sia una differenza antropologica, genetica. Certo, c'è una diversa sensibilità, ma sono fattori culturali e storici quelli che descrivono questa minorità delle donne e anche dei giovani, diciamo, nella politica italiana. Noi dobbiamo superare con la politica, che poi fa la storia, e con la cultura, che fa il senso comune e trasforma la società, questa situazione. Dal mio punto di vista, per il resto, valgono i meriti, i talenti, la qualità individuale, e notoriamente da questo punto di vista c'è una ripartizione democratica delle qualità, perché ci sono
persone intelligenti a tutte le età, in tutti i generi, e ci sono imbecilli a tutte le età, per tutti i generi. Sei stato molto chiaro, devo dire. Allora, Samuele, ti faccio alzare, così ti faccio riprendere fiato, perché una delle altre... Tu volevi raccontare una barzelletta? No, adesso? No. Ah, no, perché no? Perché sennò mi smontavi il discorso. No. Dicevo, una delle tue grandi passioni so che è il jazz. Sì. Abbiamo un duo straordinario, quindi sì, adesso lasciamo di nuovo il palco. Dimostriamo subito, perché stasera è anche la serata dove ci giochiamo il tutto per tutto in attesa di domenica, dimostriamo subito che Samuele Bertinelli non è solo un uomo dalle tante parole, ma è anche un uomo del fare. Quindi prenditi la seggiola e portatela.